Senza difese di Elisabetta. Anna Maria si fermò un istante ancora sulla soglia della porta. Luci basse creavano strane ombreggiature sui mobili di una casa che mai aveva sentito veramente sua. Posò gli occhi sull'arredamento lussuoso. Dalle lampade ai divani, dai tappeti ai quadri d'autore, nulla la rappresentava. Si sentiva un'estranea, anche adesso, che stava per mettere un punto a quella farsa che era stata la sua vita. Guido si aggrappò ai suoi pantaloni e Michela le strinse forte la mano. I suoi figli erano troppo piccoli per capire il suo dolore, per accettare quell'improvvisa paura di lasciarsi tutto alle spalle e scappare via, senza voltarsi. Aveva lasciato una lettera a suo marito. Si sentiva in colpa, Anna Maria. E quel malessere la divorava dentro. Chiuse piano la porta ed uscì senza fare rumore. Ora, nella solitudine di una notte romana, mentre affrettava il suo passo alla ricerca di un taxi che la portasse alla stazione, percepiva un senso di rinascita.